Prego. Non so se ci arriva il microfono. Sì, sì, vieni. Teorico o tecnico? Teorico ma molto pratico. Infatti la mia domanda sarà molto pratica e mi rivolgo a Nicola, che parla di quelli che vogliono fotterci, no? Quelli con cui noi ci confrontiamo. Quello che io gli chiedo è questo famoso contrattacco che noi dobbiamo fare, come si espliciterà, stante il fatto che sono già tutti d'accordo da anni che sarà un governo Renzusconi, punto e basta, chiunque mastichi di politica una virgola lo sa, il modello Sicilia verrà portato in Sicilia, vi ricordo che il PD governa con Forza Italia, con la Meloni, e Salvini fa la finta opposizione. Il governo Renzusconi, il primo che lo vuole è Salvini. E il paradosso è che sarà fatto da tutti, compresi pezzi di Salvini e pezzi di Grasso. Durerà circa 3 anni, perché non può durare 5 anni. In quei 3 anni tenteranno di fare riforme inenarrabili che neanche Agnelli si sarebbe mai sognato. Io chiedo a Nicola, il contrattacco come sarà? Perché non basterà andare sul tetto. Io rispondo a Max, anche se la domanda è politica, ma incide anche sul quadro teorico. Noi siamo i sostenitori della democrazia della conoscenza. Finora noi siamo stati volutamente, intenzionalmente ignorantizzati perché non avessimo coscienza dei danni che ci stavano arrecando. Noi abbiamo avuto, per esempio, in Costituzione formidabili lesioni alla nostra sovranità nazionale. Articolo 81, pareggio di bilancio, per capirci, ma non è stato l'unico passaggio. Ora la sfida la vinci, cito, scusatemi, Meuccio Ruini, uno dei nostri padri costituenti, si vince quando si convince. Cioè quando io, argomentando, non asserendo senza saper dimostrare, quando documenti alla mano, con metodo razionale scientifico, faccio capire anche a chi votava in precedenza per Verdini oppure Merdini, come lo chiama qualche mio collega, per Casini, per chi volete voi, quando io gli faccio capire che finora è stato solo e soltanto in buona fede un servo del padrone, un servo del sistema, io, avendolo risvegliato, l'ho portato dalla mia parte. Vi vorrei ricordare una cosa: noi siamo nati nel 2009, gli italiani prima del 2009 erano tutte vittime che avevano contratto la sindrome di Stoccolma, per cui simpatizzavano per i loro carnefici. Adesso, poco alla volta, parte della popolazione si sta risvegliando. Noi dobbiamo seminare, poi non si sa mai quando si raccoglierà. Io non sono coglitore, sono agricoltore, però se mai semini, e poi devi fare anche tanti altri lavori, mai raccoglierai. Adesso sta a noi confrontandoci, correggendoci, perché spesso e volentieri facciamo errori, e sta a noi convincere altri.